Due morti e 200 persone rimaste ferite. Questo è il primo bilancio provvisorio del drammatico sisma che ha colpito l'isola greca di Kos nel Mar Egeo, ma anche la città turca di Bodrum. La scossa è di magnitudo 6,7 della scala Richter, è stata localizzata a 10 km a sud della cittadina turca e altrettanto da quella dell'isola greca. La zona è sismica e diverse scosse erano state sentite nelle passate settimane, ma non di questo tipo, almeno fino a questa notte. Tra l'altro, nell'isola un vecchio palazzo è crollato, aprendo gli abitanti. Quella di Kos sembra essere l'area maggiormente colpita dal sisma. A Smirne la scossa è stata avvertita come sul resto della costa baltica. I turisti, ospiti degli hotel, sono tornati velocemente nelle stanze per recuperare gli oggetti personali, ma hanno deciso di trascorrere il resto della notte all'aperto con lenzuola e cuscini presi dalle vicine sede a sdraio. Le scene che si presentano attraverso le foto e le immagini che sono arrivate sono abbastanza devastanti. Tra l'altro si è verificato anche un piccolo tsunami. Le scosse di assestamento continuano in queste ore. Mimmo Siena, Speciale News.